Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Ministero dell'Interno chiede l'incandidabilità per l'ex sindaco e due ex consiglieri comunali. Mascaro si difende su Facebook. Il mio operato, dice, è stato sempre cristallino. L'udienza in tribunale prevista per il 22 febbraio. La Corte dei Conti non registra il contratto di affidamento dell'incarico e 6 dirigenti scolastici sono costretti a lasciare la Calabria e tornare nelle rispettive sedi di competenza in Nord Italia. Litiga con il figlio e progetta di fargli saltare in aria la casa e l'esercizio commerciale che questi gestisce. Accoltella il fratello al culmine di una lite accaduto nel centro storico di Rossano, nel Cosentino, la vittima ricoverata in ospedale. Protestano i cittadini di Trento, chiedono alla direzione delle Poste Italiane di riaprire lo sportello in funzione nella cittadina presilana, chiuso da dicembre. Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 avvertita nella città dello Stretto, nessun danno rilevato per il rettore dell'Unical, il geologo Gino Crisci, si tratta di una faglia dell'Aspromonte che ha sprigionato energia. Scontro tra maggioranza e opposizione a Tauria Nova, ha contestato il bando sull'energia per l'illuminazione pubblica. Domenica ad alta tensione in Serie C, il Cosenza al massimo di Catania, il Catanzaro ospita la Sicula Leonzio, la Regina, la Virtus Francavilla, turno di riposo per il Rende. Ben ritrovati dalla redazione del TG10 in primo piano, il caso Lamezia Terme, perché il Ministero dell'Interno chiede l'incandidabilità per l'ex primo cittadino della città della Piana e due ex consiglieri. Paolo Mascaro sulla sua pagina Facebook si difende. Però l'udienza è stata già fissata per il 22 di febbraio, particolari nel nostro servizio. L'udienza è fissata in tribunale a Lamezia Terme il prossimo 22 febbraio alle 11.30. La notifica ricevuta oggi dall'ex sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, mittente il Ministero dell'Interno. Il Viminale ha chiesto l'incandidabilità per l'ex primo cittadino, richiesta pubblicata da Mascaro sulla sua pagina Facebook. Nel post l'ex amministratore ribadisce la fiducia nella magistratura con la certezza che, scrive, saprà riconoscere la legittimità di cristallino operato e di contrasto continuo alla criminalità testimoniato da 29 mesi di atti, impegno e sacrificio. Ribadisco, aggiunge, pieno rispetto del concetto etico dello Stato, anche nel momento in cui è sempre più palese il comportamento persecutorio tenuto nei miei confronti. L'ex sindaco conclude affermando: continuerò a testa alta ad affrontare ogni vicenda, certo che la verità trionferà e spazzerà via soprusi e falsità. Il Ministero dell'Interno ha chiesto l'incandidabilità non solo per il sindaco, ma anche per due ex consiglieri comunali. Si tratta di Pasqualino Ruberto e Giuseppe Paladino. Il Consiglio Comunale della città della Piana è stato sciolto il 24 novembre scorso per infiltrazioni mafiose. Nel Palazzo di Città da due mesi lavorano i commissari. Cambiamo argomento, la Corte dei Conti non registra il contratto di affidamento dell'incarico e così 6 dirigenti scolastici sono costretti a lasciare la Calabria e tornare alle rispettive sedi di competenza nel Nord Italia. Vediamo. Brutta tegola per 6 dirigenti scolastici calabresi, già perché da lunedì dovranno lasciare le sedi in cui si erano insediate a settembre. Il decreto ha effetto immediato e i 6 presidi hanno dovuto fare le valigie in 448 e così dovranno ancora una volta lasciare la loro terra dove erano tornati dopo anni di sacrifici. Ma cosa è successo? Le 6 dirigenti scolastiche in servizio in Basilicata, Lazio, Emilia, Romagna e Lombardia avevano fatto regolare domanda per rientrare in Calabria approfittando della mobilità interregionale.
e a settembre era arrivato l'agognato trasferimento. Ma la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Calabria non ha registrato il contratto di affidamento dell'incarico a 6 dei 7 presidi rientrati in Calabria attraverso una mobilità interregionale in ingresso. E così a metà anno scolastico, in base al decreto, vanno via i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Fagnano Castello, di Chiaravalle Centrale, di Falerna, di Rocca Imperiale, di Longobucco e di Badolato. Dovranno tornare dunque nelle regioni di provenienza, ossia Basilicata, Lazio, Emilia Romagna e Lombardia. Ma perché, a differenza di quanto avvenuto nelle altre regioni italiane, la magistratura contabile calabrese non ha registrato i contratti delle 6 dirigenti scolastiche? Un vizio di forma? La solita burocrazia? Chissà, le dirigenti trasferite hanno già annunciato ricorso contro il provvedimento, ma intanto hanno dovuto fare le valigie per lasciare la Calabria. Calabria freddissima in queste ore, le immagini che vi mostriamo, le vedete, sono state girate sulla strada statale 107 Silana Crotonese, dove continua a nevicare l'asfalto coperto dalla coltre bianca. Il tratto che vediamo è quello compreso tra Camigliatello e Lorica, ma vento e neve stanno interessando un comprensorio più basso che va da Spezzano della Sila a San Giovanni in Piore. Le temperature sono impicchiate, al lavoro ci sono i mezzi spazzaneve e spargisale dell'ANAS. La pagina di cronaca adesso, lo davano per morto, ma il latitante faceva l'imprenditore in Romania, e la storia di Pasqualino Ariganello di Rosarno, ritenuto vicino al clan Pesce. Ricercato da 7 anni, è stato rintracciato in Romania. Vediamo. È stato rintracciato nella città romena di Alba Iulia Pasqualino Ariganello, 62 anni, di Rosarno, ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Pesce e latitante da circa 7 anni. Lo davano per morto, ma l'uomo faceva l'imprenditore in Romania. Era ricercato dal 2011. Il 28 marzo di 7 anni fa, infatti, dopo il provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura di Modena, Ariganello fece perdere le sue tracce. Doveva scontare 9 anni di carcere per bancarotta, insolvenza fraudolenta e appropriazione indebita, ma da quel giorno svanì nel nulla. I familiari ne avevano da tempo annunciato la morte, ma le ricerche non si sono mai fermate, e così gli inquirenti hanno scoperto che l'uomo godeva di buona salute e si era trasferito in Romania, dove aveva costituito attività nel settore della ristorazione e dell'edilizia. Al termine di complesse indagini, Ariganello è stato rintracciato dal Baiulia dalla polizia rumena in collaborazione con i carabinieri di Gioia Tauro e con il supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. L'identificazione, l'individuazione e la cattura del latitante sono il frutto di un'intensa attività info-investigativa condotta dai militari della tenenza di Rosarno, nel corso della quale è stato accertato come il 62enne svolgesse liberamente la sua attività di impresa in Romania. Sulla scorta delle prove raccolte durante la sua ricerca, la Procura della Repubblica di Modena ha emesso un mandato di arresto europeo, grazie al quale la polizia romena, sempre sulla base degli elementi forniti dagli investigatori rosarnesi, lo ha localizzato e bloccato. Adesso Pasqualino Ariganello è in carcere in attesa delle procedure per l'estradizione. Ancora un aggiornamento di cronaca, lo vediamo insieme sulle agenzie di stampa. Arriva da Varapodio, siamo in provincia di Reggio Calabria. Un pastore, Bruno Muratore, 66 anni, è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco in contrada Salvatore di Varapodio, nel Reggino. Il cadavere di Muratore è stato trovato dai carabinieri della compagnia di Taurianova dopo una segnalazione fatta al 112 da un cittadino. Il pastore è stato ucciso mentre si trovava nel suo ovile. Non si sa ancora se in un agguato o da qualcuno con cui aveva avuto un incontro. La vittima era nota ai carabinieri per i suoi precedenti penali. Muratore, tra l'altro, era stato 18 anni in carcere per omicidio. I carabinieri, riguardo al movente dell'omicidio, non escludono al momento alcuna ipotesi. Nel Cosentino, a Rossano Calabro, ha accoltellato il fratello al culmine di una lite. È accaduto appunto nella parte antica della città bizantina. La vittima si trova ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita. Vediamo.
Contrasti sulla reversibilità della pensione della madre morta nei giorni scorsi. Sarebbe stata questa la causa scatenante della lite, al culmine della quale un uomo di 34 anni ha accoltellato il fratello, 37enne, nell'abitazione in cui i due vivono nel centro storico di Rossano, in provincia di Cosenza. Il responsabile del ferimento è stato arrestato nell'immediatezza del fatto dai carabinieri. La vittima è stata giunta dalle coltellate alle gambe e alle braccia. Il ferito ha avvertito di quanto era accaduto una sorella che abita nelle vicinanze e che a sua volta ha chiamato i carabinieri. La persona accoltellata è stata portata in ospedale con un'ambulanza del 118. Le sue condizioni non sono gravi. Il responsabile del ferimento, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato portato in carcere. A Vibo, per una storia davvero brutta, tenta un attentato, tenta proprio di incendiare il negozio del figlio, è stato fermato per strage. Vediamo. Per vendicarsi del figlio col quale aveva avuto dei contrasti, posiziona un'auto nei pressi del suo negozio di mobili, nel portabagagli della quale aveva caricato tre bombole piene di gas e cinque taniche di benzina, quindi dà fuoco alla vettura nel tentativo di farla esplodere. Intanto però i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Serra San Bruno erano stati allertati ed accorsi, hanno trovato l'auto in fiamme ed una persona intenta a domarle. Nel frattempo veniva rintracciato il presunto autore del reato, che si era dato alla fuga nascondendosi tra gli alberi, e così Orlando Figliucci, 72 anni, originario di Feroleto della Chiesa, è stato fermato con l'accusa di strage. I militari hanno poi ricostruito la vicenda che aveva indotto Figliucci a mettere in atto il tentativo di attentato per provocare, con l'esplosione della vettura, la distruzione del negozio del figlio 39enne, correndo però il rischio di provocare una strage, avendo allestito all'interno dell'auto appunto ben tre bombole piene di gas e cinque taniche di benzina, quantitativo sufficiente a far esplodere un'intera palazzo. Si è quindi provato a comprendere il movente, che dalle prime indiscrezioni sembrerebbe riconducibile a vari dissidi familiari tra il fermato, suo figlio, proprietario del mobilificio, e sua moglie, che in quel momento si trovava proprio dentro la casa sopra il mobilificio. L'uomo è stato condotto in carcere. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi a Stilo contro l'auto di un consigliere comunale di minoranza. I proiettili hanno danneggiato il veicolo. Nessuna pista viene al momento esclusa dai carabinieri della compagnia di Roccella Ionica, che hanno avviato le indagini. Un'evasione fiscale per oltre 4 milioni di euro da parte di un impresa operante nel settore del movimento terra è stata scoperta dal gruppo della Guardia di Finanza di Locri, che ha denunciato tre persone, tra cui l'amministratore di fatto, risultato appartenente alla cosca di 'Ndrangheta, Jetto Pua Pipicelli. Quattro piccole torri per la produzione di energia eolica realizzate abusivamente sono state sequestrate preventivamente a Montepone dai carabinieri forestali, che hanno denunciato quattro persone. I militari hanno accertato che i lavori erano stati eseguiti in parte in corso di realizzazione in zona soggetta a vincolo idrogeologico e senza la preventiva acquisizione del nulla osta idrogeologico e dei titoli edilizi. La squadra mobile di Reggio Calabria ha arrestato un cittadino romeno di 43 anni con l'accusa di aver compiuto atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, anche lei romena. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica. Perquisizioni anche in Calabria nell'ambito della maxi operazione antipedofilia coordinata dalla Procura di Salerno. Nel corso del blitz arrestate tre persone, 33 sono state denunciate, effettuate 37 perquisizioni. Sono stati trovati a casa di un 60enne i candelabri spariti lo scorso 3 febbraio dalla chiesa dell'Immacolata di Pizzo. Sono stati i carabinieri a rintracciare i candelabri trafugati. L'uomo è stato adesso denunciato per ricettazione. Protestano i cittadini di Trenta, chiedono alla direzione delle Poste Italiane di riaprire lo sportello in funzione nella cittadina presilana, uno sportello chiuso da dicembre. Vediamo. Uniti sì, ma ognuno con i propri servizi a disposizione. I cittadini di Trenta dichiarano guerra alle Poste Italiane, che hanno chiuso l'ufficio del centro presilano, rientrante nel comune unico di Casali del Manco. Una delegazione ha protestato questa mattina di fronte all'ufficio del centro limitrofe di Casali Bruzio per chiedere la riapertura della sede di Trenta, chiusa ormai dal mese di dicembre. La chiusura dell'ufficio postale di Trenta è dal 1° dicembre e non che verrà chiusa. Quindi questa manifestazione qui è per sollecitare sia l'ente posta e sia
il comune, l'amministrazione comunale e la commissaria per insistere per fare aprire questo sportello postale a Trenta, perché sono 2.700 abitanti, l'ex comune di Trenta e 2.700 abitanti che gravavano su questo ufficio postale. E logicamente venire qui a Casole, che è pure distante un chilometro, però è in un posto infelice, diciamo, sulla strada, non si può neanche parcheggiare una macchina, bisogna andare a parcheggiare a altri 2-3 chilometri di distanza. Pare che tecnici di Poste Italiane stiano valutando la sistemazione di un container provvisorio nei pressi della struttura comunale di Trenta per ovviare in tempi brevi alla chiusura dello sportello, una soluzione tampone in attesa di predisporre il bando per la locazione di magazzini da adibire all'ufficio postale stabile. Io voglio dire soltanto una cosa, dato che siamo tutti calabresi, io parlo calabrese, tutti questi che abbiamo, se ce ne abbiamo, soldi che io ne tengo, ma che ce ne so? Ce le dobbiamo togliere e le dobbiamo portare alla banca che è qui vicino. Punto e basta. Scossa di terremoto magnitudo 3.7 avvertita nella città dello Stretto. Nessun danno rilevato per il rettore dell'Unical, il geologo Gino Crisci. Si tratta di una faglia dell'Aspromonte che ha sprigionato energia. Vediamo. Forte scossa di terremoto stanotte a Reggio Calabria, 3.7 la forza del sisma registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Epicentro Sant'Alessio d'Aspromonte, paese alle falde della Grande Montagna, a ridosso della zona di Laganadi, ormai quartiere della città di Reggio Calabria. La scossa ha provocato danni alle cose, solo questo ed è già un'ottima notizia. Particolarmente avvertita in zona centro e a nord della città, ma anche a sud. Il movimento tellurico è stato avvertito. Toccate anche Messina e la piana di Gioia Tauro. Soprattutto qui i cittadini di molti paesi sono stati svegliati dalla forte scossa e hanno naturalmente avuto un grosso spavento. Qualcuno ha definito il movimento tellurico come una forte folata di vento capace di muovere tutto. Tanta paura dunque. Qualcuno ha passato qualche ora alla ghiaccio prima di fare rientro a casa, ma per fortuna nessun danno alle persone, come confermano i vigili del fuoco. Naturalmente la notizia ha avuto anche un eco via social e molti hanno postato delle foto con danni ai suppellettili. Insomma, qualche piccolo guaio, niente di più, un grosso spavento. Ma certamente di fronte a queste situazioni l'allarme scatta. La Calabria è sotto rischio di terremoti, questo lo sappiamo e lo ripetiamo continuamente. Questo è uno dei tanti terremoti di questa magnitudo, piuttosto bassa direi, che condiziona la Calabria, che ogni uno o due anni, che sia a Gergio, sia nella zona del Cosentino, sia da altre parti, avviene. Finché abbiamo queste scosse non c'è da avere paura. Poi mi sembra che di aver capito che questa notte non si è neanche mossa la faglia dello Stretto, sono delle faglie dell'Aspromonte che ci sono, insomma. Quindi direi che il rischio è esattamente uguale a quello che c'era prima e quello che c'è ora, ci sarà fra un mese, fra due mesi, fra sei mesi. La Calabria è a rischio, dobbiamo prenderne atto e basta. E sperare che continui a fare questi terremoti a bassa energia che servono per sfogare l'accumulo di energia che certamente la Calabria come regione geologica subisce, sperando che sia sufficiente perché non venga la botta forte. Clima infuocato a Taurianova, scontro tra maggioranza e minoranza sull'illuminazione pubblica. I consiglieri di opposizione pongono l'attenzione sull'azienda vincitrice del bando. Il sindaco Scionti respinge ogni accusa e difende il suo operato. Vediamo. Nuovo capitolo della lotta tra la maggioranza taurianovese e gli ex compagni di viaggio Morabito e Lazzaro sulla gestione degli impianti di pubblica illuminazione. Le polemiche dei giorni scorsi degli esponenti di Impresa Calabria, incentrate sulla mancata valutazione di proposte alternative a Consip e su una richiesta di chiarimenti sulla scelta effettuata dal governo locale attraverso 21 interrogativi che non hanno però trovato risposta, si focalizzano questa volta sulla figura dell'imprenditore Ezio Bigotti, arrestato nel mese di gennaio con l'accusa
l'accusa di false fatturazioni e bancarotta fraudolenta perché avrebbe ottenuto appalti Consip in cambio di Lauto e Mazzette, che risulta essere, come fanno notare Morabito e Lazzaro, a capo della holding STI Società per Azioni, vincitrice di numerosi affidamenti di servizi energetici nel sud. E tra queste c'è la società che si occuperà della questione energetica nella città di Taurianova per i prossimi 9 anni per un importo che supera i 6 milioni di euro. In virtù di questi ulteriori risvolti arriva l'ennesima bocciatura del progetto del duo d'opposizione. L'affidamento in questione non conviene nel modo più assoluto all'ente, sostiene Morabito. Né economicamente né tecnicamente. Morabito e Lazzaro avvalorano la loro contrarietà all'adesione comunale al bando Consip attraverso una serie di punti che getterebbero ombre sulla validità dell'opzione avallata. La gara nazionale del 2015 è fortemente sospettata di essere stata condizionata da fenomeni corruttivi. Il massimo responsabile della holding aggiudicataria è stato arrestato. Il massimo esperto energetico del nostro ente sostiene che le condizioni contrattuali non sono convenienti per il comune di Taurianova. L'affidamento è avvenuto ugualmente senza confronto tecnico ed economico, a condizioni poco chiare, su presupposti superati perché risalenti a 3 anni fa. Fattori questi che portano i due consiglieri di minoranza a mettere con le spalle al muro il primo cittadino Fabio Scionti. Tutto ciò basterebbe in un'altra realtà, dicono i due consiglieri, a far saltare il sindaco sulla poltrona e bloccare tutto, ma evidentemente qui è più comodo insultare chi cerca di aprire gli occhi ai cittadini. A Cosenza i progetti di rigenerazione urbana sono tornati al centro degli appuntamenti culturali che si tengono a Villa Rendano. Vediamo. A Villa Rendano la Fondazione Attilio e Elena Giuliani Ollus ha ripreso le attività culturali sul centro storico di Cosenza in continuità con quanto già realizzato lo scorso anno. Il primo evento della programmazione 2018 è stato un seminario su il centro storico di Cosenza, progetti di rigenerazione urbana. Quest'anno, proprio con la creazione di questo percorso multimediale sulla storia e l'identità della città di Cosenza, abbiamo voluto proprio mettere in piedi un'idea di Cosenza condivisa, un'idea di appartenenza a Cosenza. L'area interessata è quella compresa tra i quartieri di Gergeri, Paparelle, Tribunale e Massa. Il seminario è stato preceduto dall'inaugurazione di una mostra allestita con le 24 proposte progettuali realizzate dagli studenti del corso di tecnica urbanistica del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università della Calabria. Quest'anno i ragazzi sono mossi generalmente sul tema della rigenerazione urbana. Questa è stata la parte centrale, devo dire, con grande attenzione e con i risultati che noi ci aspettavamo, quindi ritengo che portare l'università all'interno del territorio in questo modo, con l'aiuto delle realtà che ci sono e che si impegnano per il centro storico, può essere finalmente una risposta concreta rispetto a tanti discorsi che probabilmente sono meno attuabili e meno realizzabili. Noi stiamo già preparando delle mini mostre per alcuni monumenti cittadini. Ci sarà una mostra in parte virtuale, in parte con oggetti reali, che andrà a raccontare la storia dettagliata della cattedrale. Così man mano durante l'anno andremo ad affrontare anche altri monumenti storici della Calabria. Si chiama Diario terapeutico di una pluripara, libro scritto da Paola Curia, edito da Falco Editore, presentato a Castrolibero. Storie di vita quotidiana di una mamma a tempo pieno alle prese con 4 bimbe da seguire passo dopo passo. Vediamo. Nina, Mary, Vicky e Rosy sono loro, elencate rigorosamente in ordine decrescente di età, le 4 protagoniste del diario di Paola Curia. Ogni scena di vita quotidiana diventa un'avventura da raccontare con autoironia per mettere in ordine eventi e sensazioni alla ricerca di un utopistico equilibrio perfetto. Il diario nasce come una sorta di valvola di sfogo, da qualche parte dovevo pur trovare un momento di piena autonomia e libertà, perché io, mamma stampalata di 4 bimbe, ho deciso di appuntare giorno per giorno qualche evento, il più esilarante, qualche episodio che riguardasse me e le mie bimbe. Il diario della pluripara è diventato un libro, edito da Falco Editore, che racconta la vita di una mamma a tempo pieno, alle prese con 4 bambine da educare, seguire, proteggere.
Lo scopo è terapeutico per chi scrive e anche per chi legge, che si ritroverà di certo nelle pagine che descrivono la vita frenetica di un genitore del 2018, il tutto moltiplicato per 4. Mamma a tempo pieno e aggiunge lei indeterminato, quindi ho firmato un contratto a vita. Ho cercato di raccontare aneddoti attraverso i quali molte mamme, indipendentemente dal numero di figli, indipendentemente dal lavoro che se svolgono, possono effettivamente ritrovarsi. Quindi si passa dalla monelleria in casa alla monelleria fuori casa. Ci sarà un seguito del diario, magari con qualche altro protagonista? Sto valutando l'idea di effettivamente di scrivere un proseguo del diario, e chissà, no, la divina provvidenza è infinita, magari arriva anche il quinto. Il Cosenza, siamo allo sport di Piero Braglia sulla sala del Catania, lanciato all'inseguimento della capolista Lecce. Sarà una sfida avvincente quella del Massimino, gare casalinghe per Catanzaro e Regina. Gianluca Pasqua. Il Lecce vince, sempre o quasi, e costringe il Catania a rincorrere e a tentare il tutto per tutto in ogni gara per evitare di perdere contatto dalla vetta. Il terzo incomodo per gli etnei in questa domenica di Serie C è il Cosenza di Piero Braglia. 9 risultati utili consecutivi e la voglia di continuare la scalata alla classifica, magari dimostrando il proprio valore, oltre ai numeri, contro avversari quotati. Leonardo Perez è in dubbio, Baclé e uno tra Mungo, Coutinho e Okereke guideranno l'attacco al Massimino. Siamo in un momento dove abbiamo qualche problemino, però cerchiamo di trarre il massimo da quelli che sono le nostre armi, le nostre aspettative, al di là del valore con cui andiamo a giocare, che è la seconda classifica, ci sarà tanta gente, però noi abbiamo i mezzi per rompergli le scatole. Il Rende osserva il turno di riposo, gioca in casa il Catanzaro che vorrebbe superare quota 30 battendo la Sicula Leonzio. Infantino e Letizia sono i punti fermi all'attacco giallorosso, non escluso che Dionigi affianchi un terzo elemento per provare nuove soluzioni offensive. Seconda chance interna per la Regina, che dopo il pareggio con la Racing Fondi cerca l'acuto al Granillo contro la Virtus Francavilla, squadre che hanno cambiato molto, forse perso qualcosa e adesso stanno cercando un nuovo assetto per chiudere il campionato senza patemi. Bianchimano il perno al quale si affida Maurizi, una certezza che servirà anche al giovane e imprevedibile Samb per emergere. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Un vortice ciclonico in spostamento su Mar Ionio verso la Grecia sta distribuendo maltempo su parte della nostra regione. Le aree più colpite, come da previsione, sono quelle ioniche. Per oggi, oltre a piogge e rovesci, è previsto il ritorno della neve sui rilievi. Passiamo ora alle previsioni in dettaglio. Domani iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su Cosentino e Crotonese e parziale nuvolamenti nel corso della giornata. Tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso con residui fenomeni su Lametino, Catanzarese, Vibonese e Regino Tirrenico. Deboli nevicate su Sila Piccola, Serre ed Aspromonte sopra i 1100-1200 metri. Temperatura stazionaria o in lieve rialzo sui settori ionici. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani i mari ridurranno il moto ondoso fino a divenire poco mossi un po' ovunque. Ancora localmente mosso rimarrà il settore ionico crotonese. I venti spireranno ovunque da maestrale, tra deboli e moderati. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store. E scarica la nostra app.